Benvenuti sul canale. È accesa, ok, perfetto. Faccio un'intro, una premessa, un breve riepilogo della situazione. Stanno cambiando molte cose. Chi mi segue su Instagram sa che sto girando proprio un prodotto lavorativo con un... Non so neanche come iniziare il discorso. Insomma, sto facendo un film. È una cosa molto professionale, molto bella per un'iniziativa a livello italiano, ok? Chiuso questo frangente, insomma, che per lavoro sono finita all'Acquario di Genova. Qua arriva il pulp del video che sto per fare. L'ultima volta che ero andata all'Acquario di Genova avevo circa 6 o 7 anni, quindi con le elementari. Le cose sono molto molto cambiate in questi 20 anni, i locali sono stati ristrutturati, le vasche sono molto belle, l'habitat dei pesci è molto fedele, molto reale. Quindi perché siamo qua riuniti? Perché io sono polemica, perché mi è sfuggito qualcosa di tutto questo. Dobbiamo aprire una piccola parentesi e spezzare una lancia. Comunque l'Acquario di Genova recupera animali che non sono più introducibili nell'habitat naturale, perché vengono pescati dalle reti, rimangono feriti, li trovano, insomma, li curano, se ne occupano, gli danno degli habitat veramente molto confortevoli, sono protetti, cioè li nutrono, li amano, nel senso sono seguiti a livello veterinario, dei livelli molto alti. Fin qua non ci piove, non sto mettendo in dubbio questa cosa. C'è stato però un fatto che io sono entrata lì dentro, mi si è spezzato il cuore, mi è venuta una tristezza. In ogni vasca, cioè ci sono diverse razze di pesci, di animali, di mammiferi, di cetacei, insomma. Ed è bellissimo perché vengono ricreati, oltre che proprio ospitare l'animale in sé, vengono ricreati degli habitat particolari specifici per ogni razza di pesce, quindi con tutte le peculiarità del luogo d'origine di questi animali. La vasca degli squali, la vasca dei piranha, la vasca addirittura delle stelle marine hanno degli habitat incredibili. Gli unici animali che non dispongono di assolutamente nessun habitat, io ho anche telefonato, probabilmente sembrerò psicopatica, non sto facendo l'animalista pazza, però è una cosa che davvero voglio capire. Oltre al fatto che io sono contraria a detenere animali in condizione, lo so che voi mi direte è un pesce, io non sapevo che i pesci rossi arrivassero a 40 anni di vita, non sapevo che crescessero così tanto. Quando mi hanno regalato questo pesce, che comunque me l'ha regalato mia madre, ero contentissima, ma il mio obiettivo finale per Beo è metterlo in un laghetto che riuscirò ad avere presto, no? Quindi fortunatamente ho la disponibilità per creargli un ambiente artificiale, sì, ma naturale, che abbia molto spazio, che abbia sassi, che abbia piccoli organismi di vita naturali. Cioè voglio dargli una vita varia, una vita interessante, una vita naturale, il più possibile. Nonostante sia solo un pesciolino rosso, è un tipo che ha bisogno di tanti stimoli, no? Ha bisogno che ci sia l'ossigenatore, così corre sulle bolle, nel senso ha tante piccole richieste, giustamente, perché è la sua vita, lui abita lì dentro, vive lì dentro, quindi è logico che non è sempre facile passare il tempo. E io cerco di dargli il possibile per fare in modo che passi questo periodo in cui deve stare ancora in acquario. Sono 300 litri, ci mancherebbe, sta bene in una grande vasca, ma non è sufficiente, perché è comunque una forma di vita individuale. Gli unici esemplari che non hanno assolutamente alcun tipo di habitat, quindi né una roccia né un... vi metterò comunque le immagini, sono i delfini. Quando io sono... cioè, durante tutta la mia gita, chiamiamola così, lavorativa all'acquario, è stato magnifico, io direi una bugia se dicessi, ah, io non mi sono per niente emozionata a vedere i lamantini. Certo, mi sono emozionata, è come una dichiarazione della presenza di Dio, non so spiegarvi, è stato veramente incredibile trovarmi a così pochi centimetri da creature così inosservabili in natura, perché quando ricapita una cosa del genere? È stato tutto molto bello, è stato tutto molto leggero. Diciamo così, finché non sono arrivata alla vasca dei delfini, lì mi sono proprio resa conto di dovero, della mostruosità che è quel posto, perché oltre al fatto di una soddisfazione privata e personale, non esiste altro. Vengono curati, vengono nutriti, questo è sicuro, ma dovrebbero essere riabilitati e ributtati nelle loro abitazioni naturali, no? Quindi il mare. Dovrebbero essere libere queste bestie, perché pensate di stare tutta la vita in una stanza, anche se è ben arredata, è comunque tutta la vita in una stanza ed è veramente dura. Motivo per cui Beo avrà un laghetto un giorno, il più grande possibile. Arrivata nella sala dei delfini, la vasca è veramente molto grande, è molto bello, nel senso possono andare in superficie, con lo sfiatatoio, respirare, riscendere, comunque nuotano. La cosa che mi ha lasciata, che mi
che mi ha spezzato il cuore, perché sono entrata lì dentro e avevo l'entusiasmo e l'eccitazione di vedere un posto del genere, no? Ho iniziato veramente a sentirmi male, a stare malissimo, perché non riuscivo a capire per quale motivo. E alla fine ho capito che questa grande vasca, che è stata inaugurata mi pare nel 2016, comunque contiene delle creature, dei mammiferi, perché di pesci non si tratta, parliamo di mammiferi, che sono state riconosciute persone non umane nel 2013. E insomma, questi mammiferi hanno un quoziente intellettivo di 90, quindi sono molto più intelligenti di un cane, sono molto molto simili a noi, hanno dei vocaboli. Molti studiosi che hanno studiato il linguaggio dei delfini descrivono le loro conversazioni, che sono complessissime, hanno una quantità di parole veramente impressionante, sono solo quelle che sono state scoperte fino ad ora. Loro raccontano di caccia, si passano informazioni a livello pratico della vita di tutti i giorni. Questa vasca era assolutamente vuota, ricorda molto come una stanza di psichiatria. È assolutamente vuota, hanno soltanto dei cerchi, non so, a terra, che girano, che fanno girare col muso. C'è un delfino che è di età, penso, più giovane, quindi è molto attivo e gira, gioca con le proprie bolle. Però ragazzi, è una scena straziante. Nel senso, io penso che i delfini avrebbero una grande necessità di habitat per ricordargli casa. Invece è una vasca che sembra una vasca comunale, bellissima, enorme, sicuramente spaziosa. Però comunque mi sembra che siano 6 o 7 esemplari rinchiusi in uno spazio che sia grande, ma anche no, rispetto comunque all'ampiezza dell'oceano, chiamiamola così. Mi ha fatto veramente una grandissima tristezza, una cosa devastante. Io non riesco a capire come le famiglie comunque possano portare i bambini a guardare uno spettacolo del genere. Perché i delfini hanno una vasca completamente vuota? Perché non gli vengono dati degli stimoli? Io ho telefonato in acquario, no? Perché sono pazza, nel senso, io voglio veramente comprendere questa cosa. Non mi è stata fornita una risposta soddisfacente, nel senso che mi è stato detto, la ragazza gentilissima, per carità, mi è stato detto che comunque i delfini hanno una coscienza, che sono in continua evoluzione, che comunque abitano nell'oceano e quindi l'habitat non gli serve. Non penso che sia così. L'opinione che mi sono fatta io rispetto ai delfini, avendo questa grande coscienza, hanno comunque questo altissimo quoziente intellettivo, sono animali creativi, sono come noi, sono creativi, sono persone non umane, hanno bisogno di stimoli continui dall'esterno. Io penso che lo facciano proprio per privarli degli stimoli. Cioè, se loro si ricordassero a livello istintivo di quello che realmente è la vita fuori da una vasca comunale, perché sembra una piscina, ragazzi, cioè ve lo dico proprio con tutta la sincerità del mondo, io non sto dicendo che è brutto, se ne occupano, li amano, nel senso sono animali seguiti, però dovrebbero essere, penso che non sia proprio giusto che delle creature vengano sottoposte comunque all'osservazione continua di esseri umani, no? Sotto pagamento, perché ok, è tutto molto bello, ma non fateli almeno nascere in cattività, nel senso, ok, li salvate, li tirate fuori dalle reti, li curate, gli date un supporto medico, clinico, gli date un habitat, diciamo, sicuro dove continuare la propria vita, glielo danno questo. Però non trovo assolutamente giusto che vengano fatti nascere altri esemplari in cattività. La vita là fuori è molto diversa. Come appunto nei circhi, tanti anni fa, neanche tanti se andiamo a vedere, si usava mettere le persone portatrici di handicap, quindi malformazioni, addirittura venivano esposte persone di colore, trattate come animali. Oggi ci ritroviamo ciclicamente allo stesso punto di partenza. I lamantini, nel senso, c'è una vasca di vita di lamantini. È tutto molto bello, è tutto molto figo, un habitat molto fedele a quello naturale, tant'è che comunque hanno fatto nascere un piccolo di lamantino lì dentro. Io capisco che questo porta soldi, porta visite, e alcune persone addirittura ci portano i bambini lì dentro, va bene, però con criterio. Ok, salviamo gli animali che non sono più reintroducibili in natura, che magari sono rimasti lesi, mutilati da reti o si sono fatti male in un qualunque contesto, sono feriti da un combattimento. Però, dal momento che una struttura si prende la responsabilità di far nascere delle creature in cattività, delle creature che in natura stanno libere, questo ti fa capire veramente che non è lo spirito adatto di una cosa del genere. Quel delfino che era nella sua vasca spoglia, che sembrava veramente un reparto di psichiatria, giocava con le proprie bolle. Non aveva un sasso, non aveva un'alga, non aveva un buchino dove passare e correre, non aveva niente.
La ragazza mi ha risposto che fanno delle sessioni di addestramento. La vita vera è un'altra, la vita vera è tutt'altra cosa per queste creature. Hanno milioni e milioni di chilometri di mare aperto. Cioè, hanno una libertà talmente... sono animali che si spostano, sono animali appunto in continua evoluzione di coscienza, hanno una coscienza propria, sono creature creative, sono costruttori, hanno vocabolari complessi, hanno atteggiamenti complessi. Addirittura ci sono delle isole in cui delfini selvatici collaborano con i pescatori del luogo e li aiutano nella pesca spontaneamente. Li aiutano nella pesca per avere una parte del bottino, una parte del pesce. Questo cosa vi dimostra? Che sono creature veramente intelligenti, sono creature con una coscienza, con un libero arbitrio, che prendono decisioni, che fanno determinate esperienze con la propria volontà e coscienza. Non sono pesci che addirittura beo, io lo vedo che si annoia in vasca, per quello ho bisogno di dargli un laghetto. Perché è giusto che sia in un laghetto. Sono animali domestici, questi qua non, in natura non esistono, non come i delfini che sono... creature selvatiche, cioè il pesce rosso è una cosa creata ad hoc da mettere per bellezza in un laghetto. Però il delfino nasce libero. Veramente mi ha lasciata talmente demoralizzata, talmente delusa, perché io continuo a... cioè, ho passato ieri sera, non riuscivo a dormire pensando a questo delfino che giocava da solo con le proprie bolle. Una tristezza che non è inenarrabile. Se penso che ci portano i bambini, mi viene proprio mi viene un'ansia che non è spiegabile a natura. A parte questo, cioè questa qua era semplicemente la mia polemica. Io voglio capire perché non hanno habitat. Non mi è stata fornita una risposta, cioè io voglio capire se c'è una spiegazione scientifica. Non ha senso dire fanno delle sezioni di allenamento. Ho capito, ma sono tutto il giorno lì. Sono ininterrottamente ore e ore della loro esistenza, non hanno un sasso. Questo qui che è nato in cattività non conoscerà mai le alghe, non conoscerà mai una pietra, non conoscerà mai l'emozione della caccia, che quello è lo scopo della vita di un delfino. Cioè se uno nasce delfino come minimo deve nuotare a razzo per chilometri, rincorrere le navi che passano. Non lo so, la vita è proprio un'altra cosa. Penso che tengano così anche noi, no? In un qualche modo. Penso che ci tengano in gabbia, quindi noi non riusciamo a... trasporre questa cosa anche nelle creature che ci stanno davanti. Sono io che ho parlato per 14 minuti e 26 secondi, ho fatto 14 minuti di lamentela. Volevo solo dire questa cosa. Quindi se qualcuno lo sa, perché io non so niente di cetacei, non so niente di mammiferi marini, non so niente di delfini, ne so molto poco, so quello che sanno tutti. Però se c'è una spiegazione di questa, di questo silenziamento di coscienza, perché questo è un silenziamento di coscienza e non c'è altra spiegazione in merito, perché non mi puoi dire non ne hanno bisogno. Come non hanno bisogno dell'habitat? Certo che ne hanno bisogno, una memoria di casa, un ricordo, una cosina bella dove stare, come se tu stessi dentro una stanza senza arredamento, seduto a terra, non... una stanza molto grande, molto illuminata e molto bella, però non è questa la vita, ragazzi. Io penso che tutte queste strutture non ci dovrebbero essere, ma andrebbero chiuse al pubblico, non andrebbero monetizzate, perché la salvaguardia di quello che ci sta intorno è una cosa meravigliosa, una cosa che ci tocca di diritto solo per come ci comportiamo nei confronti del mondo e facciamo schifo. Però non dovrebbe essere monetizzata, non dovrebbero essere fatte nascere in cattività delle creature che sono destinate ad una vita libera. Io contesto questo. E non dovrebbe essere sfruttata proprio l'occasione. Ma cosa vuol dire non gli serve a... Ragazzi, non mi va giù. Non mi va giù, non mi sta bene, non la riesco a capire. Io non andrò mai più all'acquario di Genova, nonostante sia stata un'esperienza emozionante. Non... capisco quanto è sbagliato il concetto di fondo. Capisco quanto è sbagliato il fatto che esseri, creature, che sono destinate alla libertà, che sono destinate alle emozioni della vita libera, siano rinchiuse, condannate in... 20 metri quadrati, 50 metri quadrati, 100 metri quadrati, va bene, ma in niente rispetto a quello che si prova nell'esistenza reale di un animale che nasce libero. Questo non è giusto, questo non mi piace. Va bene, so che anche voi, o molti di voi comunque, avranno visitato l'acquario di Genova, l'esperienza è molto bella, non sono tenuti male, io non contesto questo, anzi, sono spesso salvati da situazioni senza speranza. Contesto solo la nascita in cattività. Penso che ci dovrebbe essere un percorso di reintegrazione. Ad esempio a Portofino ci sono delle zone protette, proprio disponibili ai delfini, che sono molto popolate. Credo che comunque con tutti i fondi, con tutte
le possibilità che hanno queste grandi istituzioni, penso che si potrebbe addirittura recintare un pezzo di mare. E dico solo che io auguro a questi animali di essere un giorno reintegrati in natura, di poter vivere la vita che gli è stata assegnata in qualche modo. Va bene ragazzi, ho finito il mio sfogo. Scusate, mi dispiace, presto comunque vi parlerò di tutte le novità che stanno avvenendo nella mia vita. Vi ringrazio tantissimo e ci vediamo al prossimo video.